Nella lezione 72, introducendo la fotosintesi, abbiamo detto che questa avviene nel cloroplasto e che la clorofilla è il pigmento, la molecola, che è responsabile del suo inizio. In questo approfondimento vediamo un po' di storia della biologia e parliamo degli esperimenti che permisero di scoprire questi due punti chiave della fotosintesi. Spostiamoci all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento e facciamo la conoscenza del biologo tedesco Theodor Engelmann. Partiamo dall'esperimento in cui Engelmann ottenne il primo spettro di azione della fotosintesi e da cui derivò che la clorofilla è il pigmento fondamentale del processo fotosintetico. L'idea di base era quella di esporre cellule di alghe fotosinteticamente attive a diverse lunghezze d'onda per capire se diverse lunghezze d'onda influenzassero la fotosintesi. Prima di tutto disperse alcuni filamenti di un'alga su un portacampioni per microscopio dopo averli sospesi con dei batteri aerotattici. Poi espose questi campioni alle diverse lunghezze d'onda della luce ed osservò i risultati. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal microscopio. Engelmann utilizzò un microscopio che era stato modificato ad hoc per proiettare sulla superficie del campione un microspettro, un piccolo spettro di lunghezze d'onda diverse tra loro. Per renderla semplice, era un microscopio con un prisma davanti alla fonte luminosa. L'alga usata come organismo modello poi era un'alga verde filamentosa, la cladofora, vantaggiosa per questo esperimento perché le sue cellule risultano essere quasi completamente riempite da un lungo cloroplasto. I batteri aerotattici, infine, sono batteri attratti dall'ossigeno. Engelmann, che aveva osservato come questi batteri migrassero verso l'ossigeno, pensò di usare questa loro caratteristica. L'ossigeno infatti è uno dei prodotti della fotosintesi e l'obiettivo del biologo tedesco era quello di stimare eventuali effetti delle diverse lunghezze d'onda della luce sull'attività fotosintetica. Cellule che hanno una maggiore attività fotosintetica producono più ossigeno e i batteri aerotattici che migrano verso l'ossigeno perciò sarebbero migrati principalmente verso le cellule con maggiore attività fotosintetica. Engelmann poteva utilizzare l'attrazione che questi batteri aerotattici hanno nei confronti dell'ossigeno per capire se l'ossigeno venisse maggiormente prodotto nelle zone delle cellule fotosinteticamente attive esposte a specifiche lunghezze d'onda, per capire se l'esposizione a determinate lunghezze d'onda rendesse le cellule fotosinteticamente più attive. Osservò che i batteri aerotattici migravano preferenzialmente verso le zone delle cellule algali esposte alle luci con lunghezze d'onda corrispondenti alle regioni del rosso e del blu. Evidentemente l'esposizione delle cellule algali alle luci rosse e blu comportava un aumento della produzione di ossigeno, un aumento dell'attività fotosintetica da parte delle alghe. Ok. Evidentemente forse non è l'avverbio più giusto perché non vi ho ancora parlato dei controlli di questo esperimento. Engelmann, per poter essere sicuro dell'interpretazione dei suoi risultati, doveva infatti escludere che i batteri migrassero in quella maniera, migrassero verso le cellule esposte alle luci rosse e blu a causa delle luci rosse e blu stesse e non a causa della diversità nella produzione di ossigeno da parte delle cellule algali esposte alle luci rosse e blu. Doveva escludere che i batteri avessero delle preferenze per le luci rosse e blu indipendentemente dall'attività fotosintetica in atto. Il controllo conteneva i batteri aerotattici e il microspettro di luce, ma non conteneva le cellule algali fotosinteticamente attive. In questo caso i batteri non migravano preferenzialmente verso alcuna lunghezza d'onda. Engelmann poteva così tranquillamente affermare che la fotosintesi è promossa dall'esposizione delle cellule algali alle lunghezze d'onda del rosso e del blu.
Ora, il biologo tedesco conosceva lo spettro di assorbimento della clorofilla e poté confrontarlo con i risultati del suo esperimento. Lo spettro della clorofilla ha dei picchi nel rosso e nel blu, e ciò combaciava con i risultati di Engelmann, il primo grafico dell'efficacia delle diverse lunghezze d'onda nel promuovere la fotosintesi, che aveva prodotto. La maggiore attività fotosintetica delle cellule algali esposte al rosso e al blu era compatibile con l'ipotesi che la clorofilla, che assorbe principalmente nel rosso e nel blu, sia il pigmento fondamentale della fotosintesi. Ma Engelmann non si fermò a questo. Con un altro esperimento che usava un'altra alga verde, la spirogira, capì anche che la sede della fotosintesi è situata nei cloroplasti. La caratteristica delle cellule dell'alga spirogira utile a questo esperimento è quella di avere cellule che sono occupate dai cloroplasti solo in alcune parti. Engelmann usò ancora i batteri aerotattici e osservò che questi si concentravano, si muovevano verso le aree in cui venivano illuminati i cloroplasti e non verso le aree in cui venivano illuminate altre parti delle cellule algali. I batteri erano attratti dall'ossigeno prodotto nella fotosintesi e l'ossigeno era prodotto nei cloroplasti. Ora, per correttezza, aggiungiamo che la validità dello spettro di azione di Engelmann fu confermata da vari esperimenti successivi effettuati con strumentazioni più sofisticate, ma fu anche raffinata negli anni. Lo spettro di azione raffinato è quello che vi ho mostrato nella lezione 72 e che, come spiegato, non combacia perfettamente con lo spettro di assorbimento della clorofilla per l'apporto dato alla fotosintesi dai pigmenti accessori, dai diversi pigmenti che insieme alla clorofilla contribuiscono alle attività fotosintetiche. Ho voluto raccontarvi il modo ingegnoso ed elegante in cui Engelmann impostò i suoi esperimenti perché è di ispirazione anche per gli studi odierni. Prossimamente, come accennato, andremo nel dettaglio della fotosintesi. Restate perciò connessi con me e con la biologia e fatelo iscrivendovi a questo canale. Sostenetemi poi con mi piace e commenti e, se volete, consigliatemi ai vostri amici. Io vi ringrazio e, come sempre, buono studio a tutti!